io sono Silvia, benvenuti nel mio atelier. Oggi costruiremo insieme questo bellissimo kazoo. Iniziamo subito! Ecco il materiale necessario. Un rotolo dello Scottex, quindi deve essere sottile e bello resistente. Questo è già stato tagliato a metà. Degli elastici, carta velina, oppure se non l'avete in casa potete utilizzare anche la carta da forno oppure anche dei ritagli di un sacchetto di plastica, possibilmente biodegradabile, un pennarello indelebile, dei colori, barattolo con dell'acqua e i pennelli, colla Vinavil e forbice, un taglierino. Iniziamo, quindi prendete il vostro tubo di cartone tagliato a metà e lo decorate. Io ho scelto di realizzare una linea di kazoo animalier. Una volta asciutto, fate le strisce della vostra tigre. Con un pennello indelebile. Questo perché io ho provato anche a farlo con un pennarello normale, ma non si asciugava del tutto, quindi ho preferito farlo con un pennarello indelebile perché è più efficace e mantiene il colore. Chi desidera può fare prima un disegno a matita e dopo colorarlo sopra. Aspettiamo qualche minuto che si asciughi. Prendete il taglierino e adesso dovete fare un po' di attenzione perché dovete fare un taglio rettangolare a circa 3 cm, 2 cm e mezzo da una delle estremità. Ovviamente questo lavoro lo può fare solo un adulto. Zacchete. Bene, poi fate un altro piccolo taglio vicino all'altra estremità e sempre circa a una distanza di 2,5 cm, 3 cm. Zacchete, 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 zacchete. Prendete la carta velina e con la forbice ritagliate un pezzettino. Prendete un elastico
e adesso coprite il lato più vicino al taglio più grande con la carta velina. E deve essere ben tesa la carta velina, quindi avvolgete. Ce la posso fare. Avvolgete con l'elastico il tubicino. Abbiamo quasi terminato il nostro kazoo. Io per bellezza ci metto anche un filo. Il filo è solo di decorazione. Il vostro kazoo è finito. Ricordatevi, per suonare questi kazoo dovete cantarci dentro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi, mandatemi foto dei vostri lavori. E ci vediamo alla prossima volta. Ciao!